Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo insieme un fitness flow. Ho iniziato a fare i fitness flow quando hanno chiuso le palestre e ancora non mi ero creato un programma di allenamento ben strutturato. I fitness flow sono essenzialmente degli allenamenti total body dove alterno movimenti di stretching e allungamento a movimenti più power e allenanti. Quindi, siccome ancora non sono riuscita a condividerne uno con voi, oggi ho deciso di farlo. Come vedete, non ho niente di scritto in mano perché questi fitness flow hanno proprio l'obiettivo di lasciar correre il mio istinto e farmi muovere in base a ciò che mi sento di fare in quel preciso istante. Quindi tutto ciò che faremo insieme sarà creato nel momento in cui sono sul tappetino. Io l'unica cosa che farò è mettere un timer, facciamo fitness flow di 20 minuti, che magari poi potete anche ripetere, e probabilmente, ma ancora non lo so, utilizzerò i miei sliders, che sono anche abbinati all'outfit, e una banda elastica, anche questa abbinata all'outfit, perfetto. Ci tengo a precisare che io non sono un insegnante di yoga, o pilates, o stretching, io faccio questi movimenti come parte integrante del mio allenamento. Quindi molte cose magari non saprò il nome tecnico, ma sono sicura che ci capiremo. Quindi metto il timer, 20 minuti, e iniziamo. Solitamente io metto un pochino di musica oppure un podcast, ma oggi lo facciamo in silenzio. Quindi cane a testa in giù e incomincio a muovermi sui piedi, tirando bene bene le gambe dietro, lo sento a livello delle ginocchia. Ok, entrambi, e ora faccio l'onda, quindi porto tutto il peso in avanti sulle spalle. Quando sono in punta faccio un piegamento e su, e ora porto il peso indietro, piego le ginocchia e di nuovo onda, piegamento, dietro, piego le ginocchia. Cinque volte, 4. Se non riesco a fare il piegamento, appoggio un attimo le ginocchia, lo faccio e le riporto indietro. Ok, allungo, mi siedo indietro, allungo un po' le spalle, le braccia. Abbiamo appena allenato. Okay. Torno su. Posizione di plank, cane a testa in giù. Adesso è un esercizio che io adoro, con cui inizio sempre i miei allenamenti. Quindi apertura dell'anca. A volte, a volte sposto la mano per tenermi il piede equilibrio. E adesso, già che sono qua, alleno un po' il gluteo, quindi da così porto, allungo la gamba, scusate, e la piego indietro, più da martello, allungo la gamba, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, adesso torno in plank, non appoggio, porto il ginocchio, il gomito destro, cioè della stessa gamba, incrocio, apro, dietro, porto su, sono fuori dallo schermo, vabbè, gamba tesa. Adesso ripeto, 1, 2, 3, dietro, 1, 2, 3. Ora stiamo allenando l'addome, le spalle e anche la gamba. Ho perso il conto, ne ho fatti 4.
attimo. Oh. Per tornare in su, passo per il cane a testa in su. Ecco le cose che non sentite quando metto la musica. Per andare anche più in profondità nel movimento, mi metto sui piedi e sollevo le ginocchia. Lo sento quanto sull'apertura del petto e della schiena. Oh. Oh. Beh, ora sapete cosa ci tocca. Quindi, torno in cane a testa in giù. Ok. E adesso allungo l'altra gamba dietro. Piego, apro un pochino il bacino e ora da qui, piede a martello, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Io lo sento tantissimo nell'esterno del gluteo. 10. E ora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Torno giù e mi metto pancella in su. C'è stato abbastanza il plank, no? Sì. Cosa stavo vedendo se stavo registrando? Ok, allungo sul tappetino, porto una gamba al petto, tiro sull'altra e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Ora ponte. Quindi da qui voi potete anche decidere di prendere la banda elastica. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mani le porto sotto il bacino o appena sopra i glutei, dove ci sono le maniglie dell'amore essenzialmente. Mi tengo su e stendo. Oh. E adesso vediamo, io mi metto così, così lo vedete meglio, ma essenzialmente dalla posizione raccolta apro le gambe e comincio a cercare di aprirle, tirando.
per i livelli anche più avanzati mi prendo le piante e apro. Piego un attimo le ginocchia e spingo alternando, prima destra, poi sinistra. Rimanete in questa posizione quanto desiderate. Ok, adesso da così addome. Mi giro così, lo vedete meglio, ma essenzialmente apro le gambe, non ci sto, apro le gambe, chiudo, schiena attaccata al pavimento, controllo il movimento. Ginocchio al petto, più lo rendete più facile, più lontano rimane il ginocchio, più è difficile. 9, numero a caso, 10. Ok, ora relax, quindi allungo dietro, arrivo dove arrivo, io arrivo a toccare per terra e stiro. Entro di più nel movimento facendo anche dei passetti. Io riesco ad appoggiare le ginocchia, ma se non ci riuscite rimanete fin dove arrivate. Ok. Torno all'insù. Tiro l'addome perché l'abbiamo allenato e ben contratto. Quindi canna testa in giù, cerco di aprire di più possibile il petto così da sentire l'addome tirare. Adesso torno in plank, upper, comando, canna testa in giù, comando, canna testa in giù, cambio braccio, 3, 4, dieci.
Adesso utilizziamo un po' i miei sliders, visto che non li utilizziamo mai, e facciamo un po' di addome. Se non avete i miei sliders, male male, procurateveli. Vi lascio il link qua in descrizione, ma potete usare dei calzini o degli stoppinacci, ma i miei sliders sono più fighi, ve lo dico. Quindi cominciamo con addome e upper, quindi posizione plank, come si chiamano? Ah sì, mountain climbers, lenti lenti. Più sono lenti, più c'è il controllo da parte dell'addome come stabilizzatore e più sentirete lavorare in profondità il core. Riapro il tappetino, avendo fatto una cosa bella intensa adesso sulle spalle, vado un po' a strecciarle. Quindi l'esercizio preferito per strecciare le braccia, scusate ma ogni tanto, senti qua, sentite, perché ad esempio ci sono dei movimenti che io non sento perché magari ho troppa lassità, tipo io questo lo sento tantissimo, ma nel momento in cui vado a fare questo io qui non sento niente, cioè nemmeno se mi torco, anzi qua lo sento tantissimo e anche aprendomi a così. Ok. 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 Abbiamo ancora... Oddio, solo 2 minuti. Ma no, ma come? Sono così tanto io attendo. Facciamo gli ultimi esercizi, porto avanti il ginocchio, salgo in affondo, salgo su, giù, tiro, uno. Questo comunque è allenante in quanto cioè, questa posizione è da tenere e il quadricipite sta lavorando. 4. Però vedete che allo stesso tempo si va poi a tirare. 5. Tá.
cambio gamba, porto avanti l'altra, fondo profondo e uno, tiro, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto fatto. Beh, questo è stato un fitness flow di 20 minuti. Potrei continuare altri 20, solitamente vi dicevo prima i miei durano 45 minuti, ad esempio da qui, visto che mi sono girata, posso piegare, fare a fondo laterale, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e tiro. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto, che questo fitness flow vi sia piaciuto e vi abbia un pochino ispirate. L'idea è proprio quella di mettersi sul tappetino con l'idea di allenare le diverse parti del corpo alternando il movimento di allungamento. E il bello è poi che si passa fluidamente da un esercizio più strong a uno più rilassante e in realtà c'è poco da pensare, è proprio l'idea di lasciar muovere il corpo. Solitamente, come vi dicevo all'inizio, io li faccio ascoltando dei podcast che mi aiutano veramente a staccare la testa rispetto alla musica, oppure ascoltando della musica, o guardando persino la televisione. È proprio l'idea che stacchi la testa, non pensi a ciò che devi fare e lasci fluire il tuo corpo. Sono consapevole che questo prevede tanta esperienza, anche perché ci sono tantissimi movimenti da poter inserire, pensare, conoscere. Quindi spero con questo e magari i prossimi video di ispirarvi affinché in un futuro voi possiate farlo anche senza di me, anche se a me piace farlo insieme a voi. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Noi ci vediamo nel prossimo video,